Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sei tu, Padre ricco di grazia e di misericordia, perché non ti stanchi mai di manifestare il tuo amore per noi, donandoci il tuo Spirito, mettendo davanti ai nostri occhi e nel nostro cuore la presenza viva della tua misericordia e del tuo amore nel tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E Lui, la santità eterna presso di noi, la vita eterna presso di noi, la pienezza della grazia presso di noi. E l'esperienza di questa presenza tu ce la doni, Signore, nel grande mistero dell'Eucaristia, di questo sacramento. Sacramento dell'eterno amore, dell'eterna salvezza, dell'eterno amore. Spirito dentro di noi perché possiamo entrare in questo grande mistero che tu ci hai donato, questo grande mistero del tuo essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ci hai dato il tuo Figlio Gesù per mezzo di Maria, il suo corpo virginale ha preso corpo. Il tuo amore e la tua misericordia per l'uomo. Fa che ci accostiamo con il suo aiuto a questo mistero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Manda, oh Signore, apostoli santi nella tua Chiesa. Dopo aver meditato sulla nostra identità e sul dono di grazia che ci rinnova, guardiamo questa mattina alle sorgenti. Vediamo alle sorgenti pratiche, dove la nostra congregazione ha preso vita, da cui la congregazione ha preso vita, ma anche la logica della sua vita e del suo operare. E questo lo troviamo nell'Eucaristia, al numero 12 delle Costituzioni viene presentato il Divino Fondatore, l'Eucaristia. Noi sappiamo bene che l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. Lì tutta la fede trova la sua pienezza e l'amore di Dio mostra la sua fedeltà. In fondo, nella celebrazione dell'Eucaristia si fa memoria, cioè si rende attuale e operante l'operare di Dio lungo la storia dell'umanità. Chiesa è nata da questo sacramento, viene costituita come corpo da questo sacramento. Scrive San Bonaventura, per questo sacramento la Chiesa continua la sua esistenza, da questo sacramento la fede viene fortificata e per esso fioriscono la religione cristiana e il culto divino. Per questo sacramento Cristo ha detto, ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Possiamo dire allora che questo dono diventa qualcosa che scandisce
il ritmo della storia, il tempo cristiano, viene realizzato proprio dentro questo mistero, che è il mistero del primo giorno dopo il sabato, quello della Pasqua. E c'è davvero un percorrere, uno scorrere della Pasqua lungo la storia per mezzo proprio dell'Eucaristia, di questo memoriale. Per cui qui troviamo la sintesi del tempo e dell'ultimo giorno, cioè dell'apertura dell'eternità. Sperimentiamo che davvero Gesù è il Signore della storia. In fondo, citando Giovanni Paolo II, possiamo dire ciò che costituisce l'asse portante della storia, alla quale si riducono il mistero delle origini e quello del destino del mondo. Così sintetizza l'Eucaristia. Questa realtà, che è profondamente vera, viene sperimentata concretamente proprio da Padre Annibale nel suo fondare l'Istituto. Sono trascorsi 136 anni da quel 1 luglio 1886, quando per la prima volta conserva l'Eucaristia in quel quartiere, dopo anni di preparazione, in speciale gli ultimi 2 anni di preparazione, di attesa e di desiderio. E vedremo proprio a lì è nato ed è stata edificata quel nuovo, quella salvezza di Cristo dentro quei poveri, dentro quegli abbandonati, quegli emarginati. Lì è rinata una comunità umana, una comunità cristiana. Certo, se noi ci accostiamo agli scritti così come sono del fondatore, c'è una teologia e un modo di accostarsi all'Eucaristia tipico del suo tempo, della teologia del suo tempo, che è inevitabile, ogni uomo vive il suo tempo. Però se sappiamo guardare al di là delle parole, ci accorgiamo che l'Eucaristia non è soltanto, cioè, una presenza reale, ma è una presenza viva, vitale. Una presenza viva e vitale che nasce dalla celebrazione. In fondo, la sensibilità ecclesiale e lo stesso esperienza spirituale della comunicazione della parola di Gesù pregata del Signore della Messe lo rende capace di entrare in modo, diremo, originale dentro questo mistero della presenza reale. E la comunità, le congregazioni che nascono, le opere di carità, meglio, che nascono e si sviluppano, di cui le congregazioni sono uno strumento di Cristo, nascono proprio dalla coscienza che attraverso l'Eucaristia si crea un corpo di Cristo vivente. Quei poveri manifestano che il corpo di Cristo e il loro corpo diventano un solo corpo, una sola presenza reale. Presenza reale nell'Eucaristia, presenza reale nei poveri. Ma su questo ci soffermeremo più avanti. Quello che mi preme subito sottolineare è come davvero la comunità, la congregazione, le varie case nascono intorno all'Eucaristia. Perché? Perché si fa esperienza di essere corpo di Cristo. In fondo sono vere quelle affermazioni che fa Sant'Agostino quando vuole spiegare l'Eucaristia a quelli che si preparano, diremo oggi, alla prima comunione. Scrive nel Sermone 272: se vuoi comprendere il mistero del corpo di Cristo, ascolta l'Apostolo che dice ai fedeli: voi siete il corpo di Cristo e sue membra. Se dunque siete il corpo e le membra di Cristo,
sulla mensa il Signore, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi. È il vostro simbolo che voi ricevete. E continua poco più avanti. Non vogliamo qui riportare niente di nostro. Ascoltiamo sempre l'Apostolo, il quale, parlando di questo sacramento, dice: pur essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Cercate di capire il risultato. Unità, verità, pietà, carità. Un solo pane. Chi è quest'unico pane? Pur essendo molti, formiamo un solo corpo. Ricordate che il pane non è composto da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando si facevano gli esorcismi su di voi, venivate, per così dire, macinati. Quando siete stati battezzati, siete stati, per così dire, impastati. Quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, siete stati, per così dire, cotti. Siate ciò che vedete, ricevete ciò che siete. Credo che ci diano al vivo questa immagine di questa, diremmo, consonanza di vita tra l'Eucaristia, sacramento dell'Eucaristia di Cristo e sacramento dell'Eucaristia di noi, il corpo di Cristo. E nell'esperienza dei padri, ma anche man mano, anche in qualche medievalista come Luperto di Dez, questa immagine viene sviluppata in modo dinamico da quale da farci sentire anche il legame che questo ha proprio con la preghiera per i buoni operari. Cioè questo corpo viene costruito per mezzo dei buoni operari, cioè di coloro che sono chiamati a lavorare in questa, per far crescere questo corpo. Scrive Luperto di Dez: questo corpo, questa carne, cioè il corpo di Cristo, era da prima soltanto un chicco di frumento, un chicco solo, prima di cadere nella terra e morirvi. Ora invece, dopo che il chicco è morto, ecco che cresce sull'altare, fruttifica tra le nostre mani e nei nostri corpi. E mentre sale il ricco e grande padrone delle messe, solleva con sé fino ai granai del cielo questa terra fecondata nel suo seno che si è tanto dilatato. Bella questa immagine in cui davvero vediamo Cristo, il primo buon operaio, che associa proprio per costruire e dilatare sempre di più questo corpo. E questa esperienza che il padre Annibale vive nel quartiere Avignone con i poveri. Ecco perché parlavo di questa identità, di cui poi i padri sono ricchissimi tra poveri e Eucaristia. Ma in questa logica, allora, l'Eucaristia davvero è la fonte, il culmine e la fonte da cui promana tutta la vita della Chiesa. Poi in fondo la celebrazione dell'Eucaristia e la continuità di questa presenza è come un cantiere che dà forza e vigore ad una sorgente perché irrori la terra. Perché da questo evento pasquale, come dal costato aperto di Cristo, nasce, si sviluppa la Chiesa, la comunità, l'unità. Interessante come il BEM, il documento dell'unità, il primo documento sull'unità, sul concordato tra le varie confessioni, battesimo, eucaristia e ministero, sono un piccolo documento di concordanza tra le varie religioni cristiane. Scrive riguardo proprio all'eucaristia:
Quando una chiesa locale celebra l'Eucaristia, l'evento accaduto una volta per tutte è attualizzato e manifestato. In quella comunità non c'è più né uomo né donna, né schiavo né libero, né giudeo né greco. Viene comunicata una nuova unità che trascende le divisioni, restaura la comunione dell'unico corpo di Cristo. Questa unità trascende l'unità psicologica, razziale, sociopolitica, culturale. Essa è la comunione dello Spirito Santo che raduna i figli di Dio che sono dispersi. Quando vedete l'Eucaristia, allora è davvero, volete raccogliere il gregge disperso. E questo è il ministero, diremo, dell'Eucaristia. Ed è l'esperienza. Il Padre, quando mette l'Eucaristia lì, vuole raccogliere quei figli, ridare dignità attraverso l'Eucaristia. Ed è proprio in questa logica allora che capiamo come la nostra congregazione, tutte le opere del fondatore del Padre Annibale, sono nate dall'Eucaristia. Lui lo dice con estrema chiarezza. Già nel 1913 scriveva: nel nostro minimo istituto manca il fondatore, mistero di Dio, ma pare che tutto voglia fare nostro Signore, da che per un tratto della sua infinita volontà volle stampare in fronte di questa nascente opera quella divina parola, giacente da tanti secoli nel Vangelo, rogatemi. E continua in un'altra sua lettera: Gesù sacramentato deve essere sempre per noi e per quanti verranno dopo di noi, in tutte le nostre case, il nostro centro, la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra speranza, la nostra perseveranza, il nostro tutto. E poi l'immagine dell'alveare intorno al quale le api rigirano e trovano energia per riprendere il lavoro continuamente. Credo che allora diventa, qui nasce, diremo, quella trasformazione per cui attraverso il dono dell'Eucaristia ciascuno diventa fratello e sorella. C'è una fraternità nuova che nasce da una vita nuova ricevuta, ed è la coscienza di questa vita nuova ricevuta, che è la stessa vita che ho io, l'ha anche mio fratello. È quella paternità di cui parlavo anche ieri, del Padre per mezzo di Cristo. Noi la possiamo sperimentare realmente e direi vederla quasi, perché mangiando dell'unico pane diventiamo quell'unico corpo familiare, quell'unica famiglia dei figli di Dio. Ed è così che si può sviluppare e crescere anche la Chiesa, anche il nostro istituto, che attraverso l'Eucaristia scopre la speranza viva della sua vita, per usare le parole di Padre Annibale. Ma anche la Chiesa riflette su questa realtà. Nel Presbiterorum Ordinum dice: non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità. E allora si tratta di fondare ogni nostra comunità, ogni nostra fraternità, proprio a partire dall'esperienza eucaristica, dall'Eucaristia celebrata e vissuta. Perché attraverso di questo prendiamo coscienza che siamo membri di un corpo. Cioè, la congregazione, prima che essere una serie di opere, di attività, di impegni, di cose da fare, è una famiglia, una comunità, una unità, e di cui non è l'organizzazione che la tiene in vita, la tiene in vita l'essere coscienti
di far parte di una famiglia, di essere membri di un corpo vivente, con la propria originalità, con il proprio dono. Una famiglia che ha come legge quello dell'amore e del dono reciproco. Al di là di tutte le leggi si condensano in questo, la legge dell'amore e del dono. Il fondatore è talmente convinto di questa realtà, per questo chiama l'Eucaristia divino fondatore. Lui scrive ancora in una lettera, anzi questo è nel regolamento che scrive per le figlie del Divino Zelo, la congregazione femminile, ma in quel tempo era quella più numerosa, diciamo, quindi. E scrive così: tutto il centro amoroso, fecondo, doveroso e continuo di questa pia opera deve essere Gesù il sacramento. Deve sapersi e ritenersi, ora e in perpetuo, che questa pia opera ha avuto come suo verace, effettivo, immediato, fondatore, Gesù in sacramento. E poi dice, pare che questa pia opera possa dirsi novum fecit Dominus. Dio ha fatto una cosa nuova, in quanto nelle opere che Dio forma, egli suole mettervi un fondatore, ricco delle sue grazie e dei suoi doni. Ma questa mia opera, che doveva elevare ad istituzione il divino comando del divino zelo del cuore di Gesù per tanti secoli umiliato, può dirsi che nostro Signore stesso, senza intermediazione di un fondatore, nel vero senso della parola, si sia mostrato geloso di essere egli stesso, dal santo tabernacolo, il vero fondatore. Tutte le grazie, gli aiuti, i lumi, le divine provvidenze sono piovute dal divino cuore in sacramento. Ecco perché il capitolo, l'articolo 12 della Costituzione mette in chiaro questa realtà. Ma adesso vediamo allora che cosa comporta pensare all'Eucaristia come centro, come vedremo luogo dal quale promana. Che cosa promana? La prima grande realtà che l'Eucaristia ci mostra è che siamo Chiesa e siamo invitati a diventare Chiesa. Questo popolo santo di sua conquista. Chiesa, non pensiamo alla Chiesa delle strutture, pensiamo proprio alla parte di Italia. E l'Eucaristia è quella che la costruisce, in fondo attraverso il sacramento, cioè i gesti, i segni. E nell'Eucaristia i segni sono molto chiari, i gesti che costruiscono la Chiesa e che costruiscono noi come Chiesa. E il gesto è innanzitutto quello del mangiare. Tutte le latitudini, mangiare insieme è un segno di essere membro di una sola di una famiglia, far parte di una famiglia. Gli ospiti mangiano qualche volta, breve tempo, ma la famiglia ha sempre un posto a tavola. E l'Eucaristia trasforma da un popolo di esiliati della Pasqua del Signore a un popolo in cammino. Quindi questo mangiare insieme, cosa mangiamo? La Pasqua del Signore, il passaggio del Mar Rosso per Israele, il passaggio del Giordano, il passaggio della morte alla vita di Cristo. E lì nell'ultima cena, lui la anticipa e la rende sacramento. Sacramento allora che compie tutte quelle opere che ha sempre compiuto e che continuerà a compiere, cioè liberare dalla schiavitù e mettere in cammino verso la pienezza, verso la patria. Cioè si crea davvero una nuova alleanza con
con Dio e tra di noi. Perché Cristo è venuto proprio per dare questa trasformazione. C'è un commento a Giovanni che mi è piaciuto, quella frase che ho letto per il sia di Zevinio. Dice: Cristo non è venuto per mangiare alla mensa del mondo, ma per offrirsi in cibo e bevanda per la fame e la sete dell'umanità. Ecco, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, se questo è l'evento che avviene, nel quale siamo inseriti, ricordiamo che tutto questo è, conclude, e questo Gesù lo conclude dicendo: fate questo in memoria di me. Cioè, è un invito a ripetere quel gesto e farlo nostro. Per cui, ecco perché dicevo, metti in cammino il pane del cammino. Perché ci libera, ma è una libertà da fare nostra, camminando, ripetendo quel gesto, facendo memoria continua di quel gesto. E facendo memoria compiamo una serie di gesti: mangiare allo stesso pane, bere allo stesso calice e diventare anche noi pane spezzato, sangue versato. Appunto, ricordate, Gesù dice a Giacomo e Giovanni che vogliono sedersi a destra e a sinistra, dice: ma potete bere il calice di Dio, sto per bere. Cioè, se vogliamo davvero entrare in questa comunità nuova, in cui il posto è unico per tutti, perché è quello di Cristo, formando un solo corpo, dobbiamo diventare capaci di entrare in questo dinamismo spirituale, in cui l'altro non è solo un fratello e una sorella da accogliere, ma è un fratello al quale io sono chiamato a donare. Al modo di Cristo e di accoglierlo al modo di Cristo. Voi capite che allora si tratta di una fraternità e di un essere Chiesa, essere corpo di Cristo in modo più vero, più autentico. La congregazione non ci separa né ci fa un angolino all'interno del corpo di Cristo, ma ci associa. Il nostro respiro è il respiro della Chiesa. Il respiro di Cristo nel mondo, che è ancora più di quello della Chiesa. È un respiro che non ha confini, che mira a raccogliere tutti. Ma proprio attraverso questo respiro, questo andare, noi siamo chiamati a scoprire quello che sono, per usare un'espressione di Padre Nino, gli interessi del cuore di Gesù, cioè i desideri, le cose profonde, quello per cui lui si è fatto uomo e ha donato la sua vita. Quelli sono gli interessi, cioè ciò che lui preoccupa, gli dà preoccupazione, gli dà senso, gli dà il desiderio di, diremo, come vorrei questo fuoco fosse già acceso, dice. E quindi l'Eucaristia che cosa fa? Attualizza quest'opera, questo suo donarsi, anzi diventa, è il sacramento del suo continuo donarsi, e lo fa per mezzo nostro, per mezzo del suo corpo vivente che siamo noi. E allora il fare memoria non è ricordare, ma è rivivere. È risentire quel bisogno di cui parla Dio: ho ascoltato il grido del mio popolo in Egitto quando manda Mosè, o quello del profeta che fa vedere il bisogno e il profeta alla fine dice: ecco, manda me, ti manderò. Così, vedete, lì impariamo ad entrare e diventare dopo, conoscere i bisogni veri di salvezza. E allora nella nostra, diremo, affiniamo nell'Eucaristia l'occhio,
la capacità di vedere questi bisogni di salvezza. Perché? Perché mangiando e bevendo del corpo di Cristo eucaristico, noi mangiamo e beviamo ed entra in noi la potenza dello Spirito, della vita di Cristo, e in sinergia con Lui le nostre povere forze diventano capaci di operare con efficacia dentro la storia. Ma senza questa vitalità rischiamo di battere l'aria, come dice Paolo. Perché nell'Eucaristia l'alleanza, cioè la presenza attiva di Dio nel suo popolo, si rinnova. Così noi, attraverso l'Eucaristia, si rinnova questa alleanza che fa sì che il suo spirito, la sua forza, sia più capace di abbattere qualsiasi nemico, anche se noi siamo molto più deboli, molto più fragili di questo nemico. E le testimonianze bibliche su questo sono tante, non mi soffermo naturalmente. Credo che allora, ecco, come l'Eucaristia non solo ci fa sentire, ma quasi facciamo un patto di alleanza nella rogata, cioè negli interessi del cuore di Gesù. E allora è davvero una preghiera, ecco, un'azione, una preghiera allo stile di Mosè, quando il popolo, Giosuè combatte e lui c'ha con le mani in alto. Noi stiamo con le mani in alto, ma allo stesso tempo siamo a combattere. Ed è proprio perché? Perché in questo ha una bella immagine il padre Annibale, dice: da un parto gemello del cuore adorabile di Gesù sono nate l'Eucaristia e il sacerdozio. Cioè sono nate lì, nel cenacolo, quando ha istituito l'Eucaristia, ha istituito anche il sacerdozio, gli apostoli, li ha fatti ministri di questo sacramento. E allora entrare nell'interesse di Gesù è davvero entrare in questo dinamismo di un parto gemello da creare, di dare continuità, diremo, a questo parto gemello, perché l'Eucaristia continua a generare il sacerdozio, i buoni operai. Ma attraverso allora l'obbedienza al comando di Gesù, noi entriamo nel mistero pasquale di Cristo, cioè diventiamo partecipi della sua offerta. Cioè noi quando celebriamo, quando preghiamo, non vogliamo dire solo parole. Vogliamo davvero che sia una offerta sacrificale, perché il Signore continua ad operare quelle gesta che ha sempre compiuto lungo la storia dell'uomo. O per usare l'espressione del Sacrosanto Concilio, dal costato, infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Senza allora, attraverso questa preghiera, noi rientriamo in quel costato e di Cristo dormiente, è bella questa immagine, per far emergere, tirar fuori, continuare a far svolgare il sacramento della Chiesa, il sacramento dell'Eucaristia, dell'unico corpo, in modo che così continuiamo a proclamare e mostrare in mezzo alle genti la Pasqua del Signore. C'è una continua opera di redenzione che viene attuata. Diciamo che la Chiesa tutta si vivifica continuamente e germoglia per le acque salutari che scorrono dal Santo Tabernacolo. Sono espressioni di Sant'Annibale. Ma questo sacramento, dice, degli altari,
Mi ricordo, fratelli, quel grande sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo. Lasciò sulla terra come mezzo indispensabile per la continua redenzione delle anime. Egli affidò ai suoi ministri, che sono i sacerdoti, tutto se stesso, tutti i suoi misteri, tutti i suoi sacramenti. E insieme all'Eucaristia, egli istituì l'ordine sacro. Ecco, quel cuore infiammato di eterna carità, attraverso la nostra obbedienza al comando di Gesù, ci rende partecipi, ci rende dinamicamente dentro la sua opera attraverso il piccolo che noi facciamo, diventa il grande che lui può operare. E questo perché la grande passione che ha Cristo è quella della salvezza dell'umanità. La grande passione che deve avere il rogazionista, ma credo potesse essere l'ordine, la salvezza dell'umanità che è affidata a lui. Per cui, diremo, diventa importante davvero entrare nel dinamismo, diremo, dell'Eucaristia. E da qui allora impariamo davvero la carità, cioè impariamo ad amare, non a modo nostro, ma al modo di Cristo. Non amare secondo la misura nostra, ma secondo la misura del cuore di Cristo. Il nostro piccolo cuore trova spazio nel grande cuore dell'Eucaristia, l'espressione cuore eucaristico di Gesù, un'espressione molto cara, anche se per un periodo breve, per fortuna. Lo aveva detto di toglierlo, perché il Santo Uffizio aveva allora detto che era un'eresia dire la cuore eucaristico di Gesù. Era una cosa sbagliata. Solo che l'ha fatta senza consultare forse il Papa, il quale, che deve stare dicendo? E dopo 4 mesi ha fatto lui un modo proprio in cui stabilisce questo. Allora il Padre è tutto felice, manda una lettera, rimettete dentro le preghiere tutto quello che avete tolto, questa espressione. Perché certo non è il cuore materiale. Noi quando siamo il cuore eucaristico di Gesù non pensiamo che dentro noi c'è il cuore. Pensiamo che c'è tutto Gesù vivo. È una persona viva, ha il cuore che vive, che batte. Adesso il Papa Leone XIII lo spiega benissimo. Allora, imparare la carità cosa significa? Significa anzitutto imparare a vivere al modo di Cristo. Perché Dio è carità, Cristo è Dio ed è carità. L'uomo che vive di Cristo, che mangia di Cristo, diventa carità. Ecco perché Paolo può dire: non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi, familiari di Dio. E non sono parole ascetiche, sono verità. Perché ognuno diventa, rimanendo se stesso, un altro più grande, più vitale. È un po' l'esperienza che vive la piccola comunità degli apostoli che è riunita intorno all'ascolto della parola, come dice gli Atti, con assiduità ascoltavano l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano a frazione del pane e pregavano insieme. Ecco, la comunità scopre questa piccola unità che l'uno e gli altri diventano familiari, ma diventano servi gli uni degli altri. La
carità non è un volerci bene, non è un sentimento, è un modo di essere. Noi troppe volte riduciamo a sentimento ciò che invece è realtà e facciamo che la realtà dipenda dal sentimento, se lo sento o non lo sento, no, io lo sono costitutivamente, poi lo devo sperimentare e vivere. E Gesù lo dice in modo molto chiaro sempre nell'ultima cena, leggendola nel racconto di Giovanni. Quando Gesù si alza, si toglie il vestito, si mette un asciugatoio tipico dei servi, specie di grembiule, chiamiamolo, vestito davanti, e si mette a lavare i piedi dei discepoli. Lavare i piedi è il gesto, bisogna abbassarsi. Bisogna inginocchiarsi per terra, mettersi ai piedi del fratello. E Pietro, dice tu, Gesù, tu fai quello. Gesù è molto severo, se non ti laverò non avrai parte con me. Cioè, se non entri in questa logica non puoi avere parte con me, non puoi fare comunione. Se fai comunione devi fare così: anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco, vedete allora che cos'è la carità, costituiti nella carità. Il pane eucaristico, l'eucaristia, ci costituisce, cioè ci fa diventare carità. È un dono, non è un merito, non è una... è un dono che abbiamo. Perché? Perché abbiamo deciso di avere parte con Gesù. Abbiamo deciso che Gesù ha parte con noi e noi con Lui. E questo lo facciamo concretamente quando celebriamo l'Eucaristia, quando mangiamo e beviamo il suo corpo e il suo sangue. Naturalmente, questo si esprime poi, però resta solo parola. Fratelli, non amiamo parole, ma con i fatti e nella verità. E Giovanni, San Giovanni dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità richiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella libertà. Qui abbiamo alcune parole su cui vorrei invitarvi a guardare. Anzitutto, partendo dal dono di Dio che ci è stato dato, quando pensiamo alle ricchezze, noi subito pensiamo alle ricchezze materiali, anche quelle, non le escludo, tenere presente. Ma la più grande ricchezza che noi abbiamo è proprio la vita di Cristo, in noi, la carità di Cristo. Cioè siamo chiamati a condividere questa carità. Come? Imparando a vedere. C'è un verbo importante: vedendo il suo fratello in necessità, la capacità di vedere. Anche Gesù in Matteo, quando dice la parola rogata, dice: vedendo le folle ne sentì compassione. Il verbo vedere è importante, perché non è guardare così, è vedere, entrare dentro,
Vedere il volto, la vita del fratello, le necessità, adesso cose nuove, le necessità del sordo che vi muove, che vi ha mossi, no? Perché l'avete vista, il Signore vi ha aperto gli occhi. Però quante cose noi vediamo, o meglio guardiamo, sì, con gli occhi, con lo sguardo, non col cuore. E quindi il cuore non si apre, si chiude, come dice qui Giovanni, chiude il proprio cuore. Ci soffermeremo poi in una meditazione sul cuore. Ecco, quindi l'attenzione che nasce dall'Eucaristia, l'Eucaristia ci deve aprire gli occhi. Aprire gli occhi sui fratelli, sulla comunità, sul mondo. Gesù non ha voluto lasciarci un dono statico. L'Eucaristia è un dono dinamico. Nessuno non vuole più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E l'Eucaristia è la continuità di questo suo dare, la vita, ma un dare che ha bisogno del nostro dare. Senza il nostro dare, il nostro amore, è qui voglio operare, non può dilatarsi, non può esprimersi lungo la storia. Il bisogno. Davvero c'è una donazione di amore, una proesistenza, diremo oggi, c'è un'esistenza vissuta per. E del resto una vita che non ha questo per davanti, non ha senso, non ha scopo. E scoprire allora come questa carità eucaristica, perché universa nostra caritas eucaristica est, Sant'Agostino. C'è davvero, allora, tra Eucaristia e carità questo dinamismo che non ci fa stare fermi, non ci fa accontentare. Per cui non diventa tanto un dovere la carità fraterna, ma un modo attraverso il quale si esprime il nostro essere vivente, il nostro essere vivi. Pensate a una società che vive in questa logica. Giovanni Paolo II lo scrive in una sua comunicazione al congresso eucaristico, al 12° congresso eucaristico di Lourdes. E quali conseguenze anche per la stessa società, per il modo di avvicinare gli uomini fratelli, soprattutto i più poveri, di servirli, di condividere con loro il pane della terra e il pane dell'amore, di costruire con loro un mondo più giusto, più degno dei figli di Dio. Ecco, allora che attraverso questo Cristo mostra che davvero egli è il sacerdote, non solo la vittima, è la vittima del suo sacerdozio, diciamo quasi, cioè lui proprio per essere si è offerto. Così nella continuità mostra attraverso di noi questa continuità del suo sacerdozio. E in maniera sublime testimoniamo che davvero Dio è amore. In fondo Sant'Agostino, dicendo universa nostra caritas eucaristica est, la esprime dicendo anche che la Chiesa ogni giorno sull'altare impara a offrire se stessa offrendo Lui. E quindi questa diventa anche la scuola della nostra carità, l'Eucaristia. Però perché diventa la scuola?
perché c'è una continuità di presenza reale tra Gesù, Eucaristia, sacramento del pane e del vino, e le sue membra sofferenti, i fratelli che sono nel bisogno. Pensare solo alla presenza reale eucaristica, senza pensare alla presenza reale nei poveri, non ha senso. Basta ricordare il giudizio universale di Matteo 25. E San Giovanni Crisostomo afferma: prima afferma che la Chiesa è tutta sfarzosa, dice poi: inutile ornare con sfarzo la Chiesa se fuori dalla porta si lascia morire di freddo e di fame il fratello. Colui che ha detto questo è il mio corpo vi ha garantito con una sua parola la verità della cosa. È lo stesso che ha detto: voi mi avete visto aver fame e non mi avete dato da mangiare. Quello che voi avete rifiutato a uno di questi piccoli, l'avete rifiutato a me. Quindi, attraverso la presenza reale dell'Eucaristia, si impara la presenza reale nel popolo. È quello che ha imparato Sant'Annibale, lì, nel quartiere Avignone. Perché l'esperienza con i poveri ha visto che lì c'era Cristo, e lì ha messo l'Eucaristia, ha messo il corpo di Cristo, perché questi due fossero un solo corpo, visivo, effettivo, e il dinamismo che il corpo di Cristo mette trasforma, cambia. Vado a chiudere. E credo che proprio l'esperienza di Sant'Annibale ci aiuti a capirla. L'amore per i poveri è stato un dono straordinario che lui ha sempre avuto, ma un dono che per lui è stato davvero sacramento di Cristo. E lo racconta lui stesso, un po' strappato il racconto da uno dei primi nostri, dei suoi discepoli, e lo racconta questo confratello che siamo, vedremo, del padre Serafino Santoro, che lo racconta poi in una testimonianza nel bollettino, e dice così: il padre spiega così come è stato attratto verso i poveri, lo dico per far conoscere come il Signore fece per tirarmi all'amore dei poveri e per l'edificazione. Io un giorno andavo verso casa, nei primi tempi, anzi nei primi giorni che cominciava l'opera, quando avevo cominciato a lasciare l'Avignone, quando mi incontro in un gruppo di persone che facevano circolo attorno a qualche cosa. Era un ragazzo scemo, tutto lurido, con le labbra piene di bava e le vesti a brandelli e sudicio, e quella gente ne faceva uno spettacolo. Io ebbi pietà, presi quel ragazzo per mano, lo condussi con me a casa, così quella gente si sbandò. Giunto a casa, io ero solo con lui perché nessuno dei miei c'era dentro. Lo presi, lo ripulii, gli detti da mangiare e lo misi a letto. Poi, considerando in quel poveretto nostro Signore, secondo la sua divina parola, mi accostai per baciarlo, intendendo baciare Gesù. In quel momento sparì dai miei occhi quel ragazzo. Io vidi coricato nostro Signore Gesù Cristo. Vidi il volto di nostro Signore Gesù Cristo, con sguardo reale, penetrante, che mi colpì, mi intenerì. Baciai e ribaciai il volto di nostro Signore Gesù. Era forse una visione di intelligenza. Poi tornò tutto come prima. Lo provvidi di tutto e lo rimandai.
Da quel momento io ebbi un trasporto maggiore per i poveri. Quel ragazzo fu messo in un ospizio e poi non ho saputo più nulla. Un racconto che mostra come i poveri, per chi davvero crede, sono anche loro sacramento. Sacramento di Cristo, sacramento eucaristico. Segno che Cristo continua a morire e che vuole risorgere con noi e con l'energia che Lui stesso ci dona nel sacramento dell'Eucaristico.